Ok Boban, bentornato a casa, te l'hanno scritto già i tifosi, come primo impatto ovviamente non è stata una partita complicatissima, insomma l'avversario non era di altissimo livello, comunque abbiamo esordito con una vittoria, sempre positivo, no? Sì, ma io ho cercato di fare il mio contributo anche domenica. Ero in collegamento con Gianluca Canuccelli e Bino stava dietro, il nostro direttore generale stava dietro con iPad, in senso di dare un piccolo contributo, non lo so se sono riuscito, ma era bello, diciamo, essere presente e adesso sono molto felice, questo striscioli così qua là, veramente non lo so, sono fiero perché sembra che ho lasciato un buon ricordo. Partita come partita veramente potevo giocare con la seconda squadra, ma come non ho tempo di lavorare molto con ragazzi, volevo vederli in vivo, nel senso questo intesa Tanasievic De Cecco con Russell, come funziona ricezione e tutto, e così ho lasciato di giocare, ma alla fine ho cambiato perché tu lo sai bene che io in quei 3 anni utilizzavo sempre tutti i giocatori e per me ci sono 14 giocatori a non solo 6. Per questo ho visto cose molto positive, ho visto molto cose che ci possono aiutare tanto di raggiungere traguardi molto alti. Senti, un altro paio di cose, la prima che voglio sapere, pochissimi allenamenti, come hai trovato la squadra, dove pensi possa migliorare e dove lavorerai per farla migliorare? Ma adesso penso che tutti dicono quello, ma prima cosa secondo me è aggressività. In certi momenti sembrava che forse la squadra non è dove si vedeva, specialmente in battuta. Lì sono stati muri individuali uno contro uno durante anche Modena, partita contro Modena, partita contro Piacenza e tutto, ma con una efficienza della battuta abbastanza bassa. E come avevo visto stasera, speriamo che così, un Bata che ha sbagliato una battuta, giusto? Russell che cambia questa battuta, De Cecco che abbiamo provato di cambiare posizione, e hanno dato una risposta molto molto buona. In questo caso deve essere la chiave di questa squadra, perché dopo al muro, quando palla è staccata, penso che possiamo fare non solo cose individuali ma di squadra, un po' più disciplinati, un po' più ordinati, e dopo perché quello è il mio modo di lavorare, al di là di chi c'era qui, abbiamo sempre giocato molto bene battuta, muro, difesa, dopo contrattacco dipendeva dalla qualità del nostro schiacciatore, ma diciamo, queste fasi cerco subito di trasmettere, non sarà facile, mi piacerebbe quella sosta subito, ma non abbiamo tempo e io mi devo adeguare, ragazzi si devono adeguare al mio modo e dobbiamo cercare un buon risultato a Verona. Ecco, allora inizio soft, qui concludo, adesso abbiamo una 2 giorni veronese che invece sarà molto impegnativa e molto importante, e in campionato all'andata con Verona abbiamo la prima di campionato che appoggio abbiamo perso, e in Coppa Italia, perché l'obiettivo delle Final Four è sempre un obiettivo molto molto importante. Che ci aspettiamo da questa domenica martedì a Verona? Ma lo sai, devo anche vedere ragazzi come sono nei momenti di difficoltà. Questo è prima cosa. Spero che non ci saranno, nel senso, ma non è possibile. Dico, ci aspetta una partita difficile. Difficile perché loro hanno preso una confidenza, stanno giocando molto bene e diciamo in casa loro sicuramente dopo la vittoria qui 3-0 io spero che si sentiranno troppo sicuri, così possiamo approfittare. Cercheremo di mettere in difficoltà la loro ricezione, perché anche lì un po' forse Sanders troppa battuta di Kovacevic da ricevere in palleggio. Sono cose interessanti dove dobbiamo anche in questi 2 o 3 giorni lavorare e provare di capirli molto meglio, di capirli. Ok, allora qui la finisco, sarò il millesimo, bentornato a casa Boban. Grazie.